goes on and on and on. Bravo amore! Buongiorno a tutti! Come state? Pensare che quest'oggi, anzi, quest'oggi c'è qualcuno qua accanto a me, però non si vede perché è in macchina che dorme con la bocca aperta. Penso che potete già immaginare di chi sto parlando, vero? È all'incirca alta così, larga così. Avete capito di chi sto parlando comunque, vero? Penso proprio di sì. Ero arrivato a pensare che questo video alla fine non sarebbe mai uscito dopo tutte le paranoie che mi avete messo e dopo tutti gli accertamenti che mi avete fatto fare, perché comunque vi ricordate quando vi ho detto che comunque sarebbe stata un'estate molto particolare per me, la piccola Tata, ovvero un'estate che avremmo voluto viaggiare moltissimo, ci sarebbe piaciuto andare in paesi nuovi nei quali non siamo mai stati, pur di comunque visitare posti nuovi, vedere, non star fermi a casa, dato che è il primo anno che comunque ho la possibilità di muovermi liberamente. Ecco, voi sotto a quel video mi avete risposto di tutto di più: ma non puoi smuoverti perché non hai il vaccino, di qua, di là, di su, di giù, devi farti il tampone, eccetera eccetera. E wow, per un secondo ho detto cavolo, mi tocca farmi un'altra estate praticamente chiuso in gabbia, se così bisogna dire. E invece no, perché quest'oggi vi svelerò già la prima meta e la prima data di questo nostro super tour inventato da noi, dove gireremo praticamente tutta l'Europa, se possiamo, fattore Covid permettendo. Soggezione un pochino la signora, davvero mi ha fatto l'effetto ombra col sole. Ok, ora inizio a mettervi qualche pulce nell'orecchio, poi comunque entro fine video vi comunicherò perfettamente il posto della prima vacanza, che comunque è un posto da sogno, perché secondo me tantissime persone vorrebbero andare in un posto del genere, eccetera eccetera. Allora, inizia con la I. Potrebbe essere in Italia o all'estero. Vi comunico solo che è un posto balneare, è un posto fighissimo, caro, molto caro, perché comunque è un posto abbastanza caro, proprio la vita la costa tanto, però è un posto che comunque, cioè ragazzi, è bellissimo, che ci hanno fatto un sacco di film, è una tappa molto visitata dai giovani. Quindi gente come me, gente come voi, comunque è un posto che comunque vorrebbe tanto 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 visitarlo. Mi sono informato, per arrivare in questo posto basterà farsi un tampone 48 ore prima e ovviamente dovrai farti un tampone là 48 ore prima, altrimenti al ritorno ti toccherà fare 15 giorni di quarantena per sicurezza. E dato che comunque non voglio fregarmi neanche un giorno quest'estate, dato che le temperature sono arrivate a 40 gradi praticamente, farò il tampone. Se anche là costerà sui 70-80 euro a tampone, non importa, andrà fatto. Però ragazzi, è un posto meraviglioso. Altra piccola informazione: in questo posto, cioè da questo posto ci si potrà spostare in un altro posto ben famoso, forse ancora più famoso, tramite un traghetto. Allora, vi sto dando informazioni super utili. Scrivete qua sotto nei commenti se avete già capito il posto o ve la tiro ancora per le lunghe qualche minuto. Vi do qualche informazione ancora. Allora, vi dico solo che è un'isola, quindi saremo circondati dall'acqua. Cosa che se la piccola Aurora viene a sapere sarebbe alquanto titubante. Sapete i problemi che ha lei con l'acqua? Oh, ci siamo svegliati. Guarda, ti metto giù, ti vuoi ciuccetto? Siamo tutti sudati, abbiamo fatto il pisolino in macchina. Se anche c'era l'aria, fa caldo. No, allora guarda, ti metto qua. Opla, guarda che bello. Guarda papà cosa ha bevuto in tua assenza. Ha bevuto un frappè al pistacchio.
No, abbraccia papà. Sì, amore mio. Ma li fai sentire la nuova parola che hai imparato? Cosa ti sta insegnando papà a dire? Papozzo. No. Papozzo. Papozzo, ragazzi. Papozzo. Sì. Facciamo modalità coccola avanzata, va bene? Facciamo così. Va bene? Oh, sì, amore. Che succede? Che succede, amica? No. Come vi ho detto, ogni giorno quando si sveglia dal pisolino pomeridiano è un po' drastica la cosa, però non importa. A noi ci piace così lo stesso. Va bene? Si calma. Si sta calmando. Si è calmato. Ci vuole un pochino, però. Vero? Sai cosa gli stavo raccontando? Il nostro segreto? No. Ti rimettiamo così, va bene? Così sta meglio. Tata, gli stavo raccontando che andremo in viaggio della tappa dove abbiamo scelto insieme. Ti ricordi qual è? Non è Ciucciandia, non è Cucciolandia. Ma ora che ci sei tu, posso anche svelarli il giorno di partenza. È un'attrice comunque, piange non piange. Hai perso il ciuccio. Guarda, è caduto anche all'insù. Siamo fortunati, non prendete papà. No, dammela a me. No, te l'ho data, tieni. Ok. Allora, sapete che il giorno di partenza sarà l'11 luglio. Tata, sei pronta? L'11 luglio partiremo per la prima vacanza estiva, molto presto. Non è molto convinta al riguardo, però dai, amore, come non sei felice? Allora, secondo indizio, prima di comunicarvi l'isola... È stata dura per allora fare questo video, lo ammetto. Allora, sapete che l'isola è confinante, cioè l'isola accanto è l'isola di Formentera. Quindi, in automatico, noi l'11 luglio partiremo da Milano e arriveremo a Ibiza. Aurora andrà di Ibiza, la prima tappa del BAM Family Tour europeo. Va bene, amore? Andremo a vedere una città bellissima, perché comunque è una zona balneare davvero davvero bella. Sì, amore. Là l'acqua è tipo acqua di rubinetto, amore. Ti ricordi l'anno scorso quando siamo andati in Puglia? Tu ti ricordi poco perché eri piccola. Non volevi neanche fare il bagno. Quest'anno che sei matta a bagno, quando vai in acqua ti vedi anche le tue super cosciotte. Pensa a te che bello. Come fai a non divertirti? Poi vedi i granchietti, vedi le conchiglie, vedi i pesciolini. Conoscendola, vedendo i pesciolini, se ne prende uno al volo, se lo metti in bocca lo usa come ciuccetto. Ciuccetto al pesciolino, va bene, tata? Quindi diglielo. Ragazzi, per chi è da Ibiza, io vi aspetto. Se qualcuno di voi invece è già stato a Ibiza, consigliateci sempre qualche posto bello dove andare a visitare, qualcosa di carino, dove fare un'escursione, dove lasciare una bambina che piange in spiaggia da sola se non fa la brava. No, fai la brava, vero? Non piange più. Va bene. Beh, io vi aspetto qualche giorno prima con il video della preparazione dei bagagli, perché quest'anno comunque ci saranno bagagli diversi da portare. Ah, adesso vai sul frappè, vero? Maledetta. Ragazzi, questo video era solo per informarvi di questa tappa, dato che comunque mantengo le promesse e ve l'avevo detto che vi avrei informato su qualsiasi posto sarei andato. Che dire, noi ci vediamo domani alle ore 14:15 con un nuovo appuntamento, ovviamente sempre diverso al solito, perché ogni giorno facendo vlog facciamo sempre cose nuove. Vero, tata, che stai giocando con il frappè? Sì, sta cercando di mettere la cannuccia dentro il buchetto. Guarda, lo metto qua, guarda, vieni qua, provala qua. Prova a metterlo qua, dai, mettilo qua. Mettilo dentro, dai. Dai che ce la fai. Dai, te lo tengo qua. Spingi. No. Dai, spingi. Vai, mori. Brava! Col trucchetto, brava!
Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti e soprattutto seguitemi su Instagram, mike.battistin, per non perdere nessun extra giornaliero al di fuori di YouTube. Qui da Mike Bau, che è in macchina che dorme. Allora, è tutto. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Ciao, amori!